Bravi, bravi l'amministrazione. Insomma, le sto un po' picchiando tutti i giorni, ma ce la facciamo. Dai, speriamo che domani sia una bella giornata. Che non ditemi che piove, perché non deve piovere in modo assoluto. Anzi, magari no. Speriamo di no, perché c'è il risotto, c'è la torta, ci sono le focacce. Stasera c'è il concerto, c'è la messa, c'è la processione. C'è un artista, due mostre, tutto il resto. Ok? Sono andati a prendermi quello che ho dimenticato su di sopra. Arriva. Ok? Se non si ammazzano per le scale. Gli ultimi saranno più fortunati, sicuro. Ah, ecco! La nostra ragioniera festeggia 30 anni da single. No! E vai! Cioè, stiamo cercando di accasarla, devo dire la verità. Con l'assistente sociale ci siamo forse riusciti. Forse. E la ragioneria è sempre la ragioneria, no? Abbiamo anche una in anagrafe che non c'è. Da sistemare. Da sistemare, diciamo, un pochettino age, è sulla mia età. Però se la sistemiamo sono contenta. Però ecco, Maria, dobbiamo trovare. Ho iniziato te il discorso. Oh, ce n'hai uno dietro che si nasconde. Chi è che si nasconde? No, lui no. Va bene lui. No. Dice sindaco. Dica con la cravatta così dorata. Regalo dei figli. Regalo dei figli. Quindi agitato per oggi? No. Sono contento di vedere tutte queste persone che credono nel matrimonio, io compreso, quindi speriamo che tutti continuino questa tradizione, portare avanti la vita, avere dei figli dà motivo di fare cose nella vita, di fare qualcosa di bello per tutti. Bravo! Perché hanno sbagliato? Vanno a vedere. Sono gli imprevisti della diretta. Chiara, no, questo è bello. Qua i saggi dicono che il giovedì è l'anticamera della domenica. Quindi giovedì era bello, domani è bello. Spera. Tutte le previsioni. Siamo solo io e lui che diciamo no, bellissimo, stupendo. Poi mi dicono, il proverbio dice che se a Cairate piove, l'onate è bello. Cioè, io devo dare... Cioè, a Cairate era bello. Appunto. Dicono, ultimamente non valeva più, chi ti riporto le voci. L'eccezione c'è. L'eccezione c'è. Cos'è che succede? La roba si è persa, chi è conto? La roba è andata stupenda. No, volentieri. Siete allenate? Sì, avete i muscoli. Adesso ho capito perché. Lo sta facendo perché non è quello che ha fatto. Chiamiamolo così. Però vi prometto che la vostra attesa sarà premiata con prosecco e fiumi, pizza, panini e cominciamo così la festa. Ma non è arrivato capito adesso che non è arrivato la non è arrivata dopo c'è più fame, il Cremone mi ha fatto una bella pizza, per cui ecco, poi basta, poi tutti a casa. Ecco. Per quello. Adesso poi tra un po' vedremo ancora le nostre tre ragazze. 24. Beh, non spoileriamo tutto, ecco, però. Di ottobre? Ecco, 24, wow, perciò bene. Pian pianino. Avete visto come sono belle? Bellissime! Sai che è un onore però. Sono meglio in presenza alla TV. Non... Io ho anche un bravo.
lui mi tiene il microfono. No, non è vero, che palo. Non è vero, è l'uomo che mi fa un po' ragionare col mio caratterino. Di la verità, è saggio. Perché io sogno molto. Voi non avete idea di cosa ho in mente di fare. Allora, mi ha spiegato che non è arrivata una mele, allora come giusto lo stanno facendo adesso per quello. Questo è giusto? Ok, perché allora non risulta la mele, ma come giusto che sia festeggiamo tutti. Io faccio un commento, siete meglio dal vivo che la televisione in mezzo. Quando la perché non scende? No, non fidarti di persone. Grazie.